Sono Fabiola, ho 23 anni, sono nata e cresciuta a Varese, dove ho frequentato la triennale in scienze biologiche presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Attualmente sono iscritta alla magistrale in Biomedical Omics all'Università Statale di Milano. Ricordo esattamente il momento in cui mi sono innamorata del mondo della scienza. Fu una conferenza sulla nanomedicina, l'ultimo anno del liceo. Decisi infatti di iscrivermi alla triennale in biologia. Amai questa facoltà perché mi ha insegnato a stupirmi del mondo dell'infinitamente piccolo e ad amare la natura in ogni sua forma. Il filo conduttore di tutti i miei studi è l'applicazione delle tecnologie omiche alla ricerca biomedica. Le omiche permettono di estrarre un gran numero di dati e di informazioni da ogni livello di funzionamento della cellula. Dobbiamo infatti ricordarci che i sistemi biologici sono sistemi estremamente complessi, soprattutto se è presente una malattia, e vanno quindi studiati con un approccio di tipo olistico. Potete vedere le omiche come una sorta di puzzle. Ogni tassello ti dà un certo tipo di informazione, ma solo quando sei in grado di metterli insieme, allora l'immagine acquisisce un significato. Innanzitutto per il carattere innovativo. Non conoscevo le omiche, in triennale non ne avevo mai sentito parlare. Incuriosita mi documentai e scoprì ben presto che stavano rivoluzionando il mondo della ricerca. Poi perché mi permetteva di approfondire hot topics come medicina personalizzata, diagnosi precoce e analisi dei dati. E infine per il numero di esercitazioni previste e per i pochi posti disponibili. Sono convinta che quando si è in pochi le esercitazioni siano molto più utili e il rapporto con i professori è decisamente diverso. Il metodo di insegnamento è molto interattivo, impariamo a discutere, confrontarci e a rimanere aggiornati su ciò che sta accadendo nel mondo della scienza oggi. Inoltre i professori sono in grado di trasmetterti la passione per ciò che fanno e sono sempre pronti ad aiutarti in caso di bisogno. Ho passato tante fasi, c'è stato un momento in cui volevo addirittura fare la restauratrice di opere d'arte. Da qualche tempo sono assolutamente convinta di voler diventare ricercatrice in campo oncologico. Se ci pensate, alla fine curare una cellula malata è un po' come restaurare un'opera d'arte. Devi sapere com'era l'opera prima che si degradasse e poi puoi iniziare a sistemarla, così con le cellule del cancro. Ho scelto la ricerca perché per me la ricerca è soprattutto curiosità, osservazione e stupore, perché non c'è niente di banale nella natura.